Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft, non so se è il quindicesimo forse, penso di sì. Allora signori, piccoli aggiornamenti, siamo tornati nello scorso video vivi dal Nether e questa è tanta roba, e ho fatto riprodurre le mucche, ho fatto un giro in quella zona di là off camera per vedere se riuscivo a trovare qualcosa, qualche villaggio, qualche cosa, ma cosa è successo? Sono morto, causa un creeper perché sono rimasto fuori di notte e mi hanno fatto un attacco in 3 e sono morto male. Infatti, vedete che i livelli sono scesi nuovamente a 7. Però sono riuscito a ammazzare due Enderman che mi hanno droppato le due Ender per finalmente ci siamo riusciti. E un blocco di erba sano. Poi abbiamo 4 uova. Ho recuperato un po' di ferro e stop, signori. Ho ammazzato due creeper, un ragno. Speravo di ottenere le stringhe per potermi fare un arco, ma non ci siamo riusciti. Cosa facciamo in questo video? Ah, anche un po' di carbone. Allora, cosa signori? Intanto mettiamo a cuocere qui il ferro che è importantissimo. Ci mettiamo qua questi di qua, non so quanti ne cuoce, quindi mettiamocene due e non si sa mai, nel dubbio. Poi, allora, noi oggi ci prepareremo per andare in spedizione, signori. Ebbene sì. Oggi lo facciamo, non abbiamo tantissima carne, abbiamo un po' di grano che ce lo possiamo portare a mo' di panini, però il fatto di essere andato in giro così per vedere le zone qui limitrofe mi ha fatto venire voglia, signori, di andare in esplorazione. Mi ha fatto voglia di andare in esplorazione. Abbiamo 4 uova che adesso proveremo ad utilizzare, anche se io diciamo che i polli sono un'ottima fonte di cibo, ma sono degli scassa come se non ci fosse un domani, perché cinguettano, i polli non cinguettano, lo so, però rompono le scatole. Ma abbiamo effettivamente tanto, tanti semini, quindi direi che è cosa buona e giusta. Voi riproducetevi, fate quello che cazzarola volete, perché vi dovete riprodurre in modo tale che io ottengo tanta carne e tanta pelle, perché dobbiamo anche farci il nostro bellissimo il tavolo degli incantamenti, signori. Allora, dove proviamo a farli spawnare questi polli? Nel punto più lontano possibile, oserei dire. Quindi signori, abbiamo semplicemente 4 semi, quindi non penso riusciremo ad ottenere nulla, a fare nulla più che altro. Però ci proviamo, no? Nella vita mai dire mai, ma bisogna sempre provarci. Allora, io direi di mettere degli slabettini qui, anche se forse non riusciremo ad... Non dovremo mettere un attimo in sicurezza per questa zona, magari faremo un bordo con le fence, con le staccionate, ci proviamo, non lo so, vediamo cosa esce fuori. Intanto signori vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che date alla serie. Ci sono video che vengono seguiti di più e video che vengono seguiti di meno, ma non ha importanza signori. L'importante è che ci siamo sempre, l'importante è che ci siamo sempre. L'ho messa sotto, sono un pirla. Sono un grandissimo pirla. Allora, io direi che potremmo fare intanto un blocco centrale in cui farli nascere. È giusto? Sì, un blocco centrale. E poi potremmo fare, allora, intanto allarghiamo di 3. E questa è una cosa buona e giusta. Dopodiché andiamo avanti, non ci espandiamo più di tanto. Direi va bene così. Direi che per ora va bene così. Ok? Ok. Ora dovremmo fare una cosa terribile, ma ci proviamo. Allora, intanto abbiamo delle scale. Abbiamo delle scalette, ne abbiamo una sola. Ne abbiamo 5 di queste. 5 di queste mi bastano. 5 di queste mi bastano. L'acqua ce l'abbiamo. Ok. Allora, stiamo per fare un trick che non so se mai riusciremo a farlo. Allora, io voglio farlo qui, il gioco, quindi mettiamo l'acqua qui, ok? Ci buttiamo nell'acqua tenendo ammaccato shift. Dovremmo, no, così scendiamo. No, 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 no. Ok, intanto pigliamo aria perché stiamo già a morire. Io mi sono dimenticato di mettere la terra a portata di mano, quindi mettiamo la terra a portata di mano. Siamo goduti sotto, va bene. L'importante è che c'è l'acqua sotto. Basta che c'è l'acqua sotto, riusciamo a fare tutto. Dai, però, cazzarola. Terra in mano. Allora, noi abbiamo detto che vogliamo farlo qui. No, 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 devi salire, devi salire. Lo vogliamo fare qui, ok? Quindi devi fare uno, due. No, veramente uno basta, dai. Sto morendo male, ok. Evitiamo di morire male.
Ok, sto vomitando anch'io, signori. Come state vomitando voi, sto vomitando anch'io, non vi preoccupate. È tutto normale, è tutto nella norma. Se riusciamo a risalire, è tutto nella norma. Allora, mi dai un attimo la zappa che dobbiamo eliminare questo di qua che non c'entra nulla. Ce la fai? Sì. Pigliamo aria. Ok, pigliamo aria. E a questo punto dobbiamo semplicemente mettere un altro blocco di terra qui. E dovremmo esserci, no? Lanciati, fai quello che vuoi, cadi. Dovremmo esserci. Direte, ma che cazzo l'hai fatto? Ho fatto un buco per metterci i polli, signori. Sembra che con queste tre uova riusciamo a farli spawnare. La vedo difficile, però ci proviamo. Intanto qua la terra, l'erba sta crescendo. L'erba sta crescendo ed è una cosa carina. Ancora non è arrivata al punto importante. Però vabbè. Allora, se noi abbiamo fatto questo buco di qui. Ok, noi adesso possiamo mettere un altro blocco di terra qui. L'acqua la possiamo levare, ti ringrazio, gentilissima. Gentilissima. Quindi qui ci saranno i polli, signori. Qui ci saranno i nostri polli. Quindi dammi questi blocchi di qua. Ok, quindi qua ci saranno i nostri polli. Quindi facciamo una sorta di... mettiamo una scaletta qui. Ok. Qui mi servirebbero i blocchi sani che però c'ho. Va bene. Fammeli tutti. Ok, leva questi. Ok. Quindi facciamo che leviamo questo. Ok, mettiamo questo. Uno, due. Là ci stanno i polli. Questo vabbè lo possiamo lasciare. Questo così. Questo così. Resistiamo, resistiamo. Riesci a farmelo mettere lì sto blocco? No, perché no? Perché forse quello è uno slab? No, forse perché questo è uno slab e giustamente non c'entra, sono scemo io, signori. Questo lo perdiamo. Ciao slab, è stato un piacere averti con noi. Rimettiamo questo slabozzo qui. Ok, allora se dovesse funzionare questo discorso dei polli, che su 4 polli, su 4 uova mi dovessero nascere almeno 2 polletti, perché non mi fai mettere il gradino qui? Brutta persona, sei una brutta persona. Ok. Se mi dovesse funzionare, diciamo che potrebbe anche essere, potremmo espanderlo, ma tutto sta se, sempre se funziona. Qui, ma sì, ormai sto mettendo i blocchi sani, bello che avevo messo i blocchi, gli slab prima, adesso abbiamo messo i blocchi sani, ok, gradino di qui e gradino di qui, ok. Bello che avevamo detto che dovesse essere un video di preparazione all'escursione e invece no. E invece no, signore, è bello questo, perché partiamo per una cosa e poi ne facciamo totalmente un'altra, ok, però lo facciamo, signore, ci prepariamo per l'escursione, non vi preoccupate. Allora io direi di mettere una torcia qui, per essere in sicurezza, una torcia qui, poi le sostituiremo tutte queste torce, signori, metteremo poi tutte le lanterne, se un giorno avremo abbastanza ferro metteremo tutte le lanterne che sicuramente saranno più carine e coccolose. 4 polli, signori. Quattro uova, scusatemi, quattro uova. La speranza è che almeno, cazzarola, almeno due polli. Ci proviamo. Uno, vuoto, due, vuoto, tre, vuoto, quattro. Su quattro, bah, che delusione. Anche te sei delusa, sono delusa anch'io. Dai, cazzarola. Abbiamo fatto il coso dei polli e non è spuntato manco un pollo. Vabbè, un giorno ci porteremo i polli lì, signori. Un giorno ce li porteremo. Non so quando, non so come, non so perché, ma un giorno ce li porteremo. Perché qui non c'è nemmeno una torcia? Gravissimo questa cosa. Metti una torcia subito qui. Allora, qui c'è il ponte della fiducia. Abbiamo un cartello? Mi è rimasto un cartello. Forse l'abbiamo messo di qua. Per fortuna a casa nostra possiamo anche rimanere svegli, perché tanto non c'è il rischio di morire male. Per fortuna. Andiamo a mettere questo cartello qui e ci scriviamo che qua ci saranno un giorno i polli. Se no me lo dimentico. Qui un giorno ci saranno i polli. Forse. Ok. Così sappiamo che un giorno qui ci saranno i polli e saremo tutti contenti e felici. Recuperiamo un altro po' di grano, signori. Facciamo riprodurre queste mucchezze, muccozze. Ammazziamone qualcuna perché già stanno diventando tante e noi abbiamo bisogno di carne.
facciamo riprodurre, bravi, bravissime, bravissime, riproducetevi, riproducetevi, bravissime, guardate cosa c'ho in mano, un oggetto molto amico, non vi preoccupate, vi vuole bene questo oggetto che c'ho in mano, e non vi preoccupate, non vi farà nulla, va bene così, ok signori, abbiamo un attimino sistemato la situazione, è inutile tenerne tante, fanno solamente confusione, e noi abbiamo bisogno di carne. E abbiamo bisogno anche di pelli per poi fare i libri, per poi fare un sacco di cose. Quindi queste mettiamo qua, queste semine li mettiamo qua. Un giorno ce li porteremo i polli, signori. Promesso, non so quando, ma un giorno porteremo i polli. Allora, ho detto dobbiamo prepararci all'escursione, non abbiamo fatto assolutamente niente. Abbiamo un po' di ferro messo da parte. Mettiamo a cuocere pure questa carne con così. Dormiamo. E dormiamo, prendiamo le cesoie che dovrebbero essere qui, ok. Io avevo preso anche altri di questi, ma sono morto. No, ne abbiamo 12, ok. Posiamo tutto questo legno e tutte queste cianfrusaglie che non ci servono. L'enderpearl sarebbe utile conservarli in un punto buono. Aspettate, l'Ender Eye l'ho messo qua sotto. No, ho già due Ender Eye. Occhio del ragno, scusatemi, sì, Ender Eye. Quello non mi serve. Questo lo possiamo posare. Se non sbaglio, qui c'ho un coso a disposizione. Questo carbone. Direi qualcuno di portarcelo. Facciamo al contrario, lasciamo la carbonella a casa e ci portiamo il carbone. Qui sta cuocendo, quindi dammi un altro di carbonella e lo mettiamo lì, perfetto, ok, così mi cuoce tutta la carne e ce la portiamo tutta a giro. E posiamo questo legno, che non ci serve al momento, mettiamo questo qua, gli slab li mettiamo qua, i gradini li mettiamo qua, questo ci serve, lo mettiamo qui. Non ho terra, ah no, la terra ce l'ho qui, ci servirà un po' di terra per dobbiamo anche espandere questa zona degli alberi, signori, che secondo me è molto importante. Portiamoci due panini, 1, 2, 3, proprio per recuperare queste braciole che ci mancano di carne, che non è male come cosa, tanto per ora il grano ce l'abbiamo per fortuna, ok, lì sta cuocendo ma per ora non ci serve, andiamo a mettere, voglio un attimino espandere queste ninfe anche in questa direzione, signori, in modo tale che riusciamo a raggiungere anche quel lato delle nostre isole e non c'è il rischio di cadere male, va bene, qui posso mettere due pezzettini di terra, sì, direi che anche due pezzettini di terra possono andare bene, ecco, facciamo una cosa carina, ecco, poi un giorno lo sistemeremo meglio, così quantomeno possiamo andare sia da un lato che dall'altro. Perché dico questo? Perché le pecore stanno da questa parte, è vero che da quel lato abbiamo fatto il ponticello per passare da un lato o dall'altro, ma le pecore stanno di qua. Dove stanno le pecore? Sono sparite le pecore? Ma come, vi ho fatto riprodurre in maniera... No, guarda, ma che ci fate da quel lato? Io vengo di qua e voi state da quel lato. Non ce ne manca una di qua. Ma stiamo scherzando? Stanno tutte di qua le pecore. Va bene, si sono trasferite, signori. Hanno cercato nuovi lidi per espandersi. Stai giocando a nascondino? Non puoi giocare a nascondino. Quanti pezzi ti hanno mai dato? 2. Me ne serve un altro. Perché dobbiamo farci il letto da portarci dietro, signori. Dobbiamo farci il letto da portarci dietro. Per poi andare così, quando è la notte, li piazziamo e dormiamo. Perché se no, i mob ci ammazzano male. Ah, vedi dove stanno tutte le pecorelle? Stavano nascoste. Le stavate a nascondere, brutte bastarde. Vedi, vi toso tutte. Non mi interessa, vi toso tutte. Un giorno tutte queste pecorelle, signori, ce le portiamo anche a casa. Non so quando, abbiamo tanti progetti iniziati e da portare... Dov'è casa nostra? Ho perso casa nostra, signori. Non è difficile per... Ok, là, ok. Cioè, casa nostra si vede, dico, non è difficile che non riusciamo a vedere casa nostra. Quindi dico che stiamo a parlare. Siamo caduti a mare, perfetto. Bello che facciamo tutti i ponti e le cose in sicurezza per non finire in mare. E siamo sempre a mare. Beh, ok. Siamo sempre bagnati come dei pulcini. Ok, qui la terra tra un poco si espanderà, noi saliamo sopra, creiamo il nostro tuccio da campo, creiamo un nuovo piccone di ferro perché questo di pietra è inguardabile, anche se ce lo porteremo dietro perché non si sa mai. Allora, la carta ce l'abbiamo, mangiamoci queste due braciole, questi due panini, così recuperiamo un attimino
i cuori. Possiamo, non possiamo un cacchio perché non ho lo spazio per posare. Perfetto, facciamo un'altra cassa. Come se non ci fosse un domani. Ok, un'altra cassotta. La mettiamo sopra. Ancora più sopra. Si apre? Sì, si apre perché abbiamo messo gli slab. Allora, fermi tutti. 8 pezzi di lana. Dobbiamo fare un letto. Dai, è così. Dai, è così. Lo lasciamo bianco, signori. Così è il nostro letto da escursione. Io ho dei pezzi di lana buttati da qualche parte, vediamo di... No, non ho pezzi di lana buttati da qualche parte, quindi mettiamo lana e le cesoie. Perfetto, il carbone ce l'abbiamo, prendiamoci un pochino di legno in più. Ok, recuperiamo tutti quanti i cuori, prendiamoci un pochino di legno in più che ora trasformiamo. Questa mela abbiamo detto che la lasciamo lì. Abbiamo detto ci facciamo un altro piccone di ferro. Tanto penso che il ferro lo troveremo a giro, signori, non penso che... Non troveremo più ferro in queste escursioni. L'obiettivo è trovare un villaggio. Trovassimo un villaggio sarebbe il top. Sarebbe il top, signori. Detto questo, signori, noi siamo pronti. Prossimo video si parte alle escursioni, all'avventura. Spada in mano, le torce ce l'abbiamo, non abbiamo paura di usarle, signori, e vediamo di trovare un villaggio per poter ottenere nuove risorse, anche qualche caverna da esplorare, non mi dispiacerebbe. Detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!